Il fantasma del web e Ore di Orrore Channel presentano Licantropi e Cinema, Tempo da Lupi, capitolo 4. Ricordo come se fosse ieri, quando mia nonna mi raccontò la storia di uno strano uomo vissuto nel suo paese adottivo, che nelle notti di luna piena usciva di casa correndo per le strette vie del borgo, urlando a squarciagola, cercando refrigerio in una delle fontane locali. Avrò avuto circa 6 anni e la cosa mi incuriosì molto. Fui spaventato da quel racconto, che però credevo essere una semplice favola oscura, ma invece no, non lo era. Mia nonna mi disse che era tutto vero e che si parlava di una presunta patologia chiamata licantropia. La licantropia clinica è una forma di condizione mentale che porta l'individuo ad un delirio acuto che provoca dolori intensi e un innalzamento della temperatura corporea. Questi soggetti, apparentemente invasati, urlano e si dimenano come animali, seminando panico e sconcerto. Una condizione rara, diventata mitica, che nell'antichità si associava alla volontà dell'uomo di voler tramutarsi in animale, o a una maledizione che lo condannava a diventare tale contro la sua volontà. E la bestia per eccellenza era il lupo, naturalmente. La licantropia, reale o immaginaria, che sia di origine psicologica e scientifica o soprannaturale, quindi legata al folklore e alla magia, ha dato spunto a scrittori ed autori di ogni epoca che ne hanno usato il mito per dare vita ad opere di grande livello di interpretazione. Il cinema, soprattutto, ha sempre cercato di trattare l'argomento con rispetto e innovazione, mostrando diversi punti di vista su queste inquietanti ma affascinanti creature. Ed ecco a voi un elenco, che non vuole essere una classifica, dei titoli più influenti che hanno trattato il tema della licantropia e che hanno saputo regalare forti emozioni al pubblico di ogni epoca. L'Uomo Lupo, 1941, regia di George Wagner. Siamo nei primi anni 40 e George Wagner decide di trattare l'argomento con un film che di diritto lo inserisce nella storia del cinema e tra i più importanti dell'epoca d'oro dei mostri Universal. Tra gli attori c'è anche Bela Lugosi, ma il protagonista è il mitico Lon Chaney Jr., l'unico attore al mondo che abbia mai interpretato i ruoli di tutti i mostri più importanti del cinema, l'Uomo Lupo appunto, ma anche Dracula, la Mummia e Frankenstein. In questo film, che ha in pratica fissato le caratteristiche principali dei licantropi cinematografici, la figura del lupo mannaro viene spiegata in maniera oscura e inquietante. Ogni uomo può trasformarsi in una creatura sanguinaria, anche gli esseri umani più puri e gentili, e così contagiare altre persone con i loro morsi, anche le persone più amate. In pratica, l'inizio di un percorso malefico che si può frenare solo in una maniera, utilizzando l'argento. Il film di Wagner è un prodotto che fece scoprire l'orrore e il dramma attraverso una rappresentazione unica nel suo genere, consacrando l'uomo lupo come mostro e ispirando così altri registi ad usarlo per regalarci altre vedute e storie nuove e diverse sul tema della licantropia. Un lupo mannaro americano a Londra, 1981, regia di John Landis. Esattamente 40 anni dopo, uno dei registi più influenti di allora, autore tra gli altri di Blues Brothers, Una poltrona per due e Spie come noi, decide di realizzare uno di quei film che diverranno un'icona di stile e regia. Un lupo mannaro americano a Londra da subito mostra come gli anni 80 siano stati una decade incredibilmente incisiva nello sviluppo di nuove pellicole. Il prodotto, che si trascina con un piede nella commedia e l'altro nel puro horror, riesce ad essere dirompente quanto grottesco, con una storia di amicizia spaccata da una maledizione. Utilizzando i cliché classici della licantropia artistica, riesce a stupire per ritmo e situazioni davvero al limite. Landis, anche grazie all'ausilio del grande effettista Rick Baker, che fece vincere l'Oscar al film per i migliori effetti speciali, diede vita alla trasformazione di un uomo in lupo più stupefacente della storia del cinema, utilizzando tecniche all'avanguardia per il periodo che seppero regalare al tutto una credibilità mai vista prima, terrorizzando milioni di spettatori. Una trama scorrevole e ottimi dialoghi fecero della pellicola una delle più grandi gemme del cinema horror e una pietra miliare della licantropia in celluloide. L'Ululato, 1981, regia di Joe Dante. Sempre 40 anni fa, un altro maestro del fantastico realizza uno dei più importanti film sulla licantropia.
Il genio in questione altro non è che Joe Dante. Il film venne elogiato dalla critica del periodo e incassò sopra la media, anche grazie a una cura maniacale per quel che concerne l'effettistica speciale. Ai tempi l'animatronics stava facendo passi da giganti e in questa pellicola lo dimostrò appieno, grazie alla bravura dell'effettista Rob Bottin. Il film consacrò la carriera di Joe Dante, che in seguito sfornò altre perle considerate cult inossidabili come Gremlins 1 e 2, Explorers e Un salto nel buio, tra gli altri. Anche se l'ululato sembra voler mostrare una pragmatica storia contenente una buona dose di humor, riesce a spiazzare per la sua forza orrorifica, specialmente durante le fasi di trasformazioni dei licantropi. Anche in questa pellicola troviamo una forte e dirompente veduta negativa dei media, soprattutto la televisione, visto che erano gli anni Ottanta, contrapposti alla società, e su quanto sia inutile la ricerca della verità che non verrà mai creduta neanche davanti all'evidenza dei fatti. Una veduta interessante, considerando la forte componente di base. In compagnia dei lupi, 1984, regia di Neil Jordan. Questo è uno dei prodotti sicuramente più amati dai cultori del cinema autoriale. Il film si ispira alle storie di lupi mannari contenute nella raccolta di fiabe e favole La Camera di Sangue di Angela Carter, uscito nel 1979. Nel film il regista, che poi dirigerà anche Intervista col vampiro, ci fa calare in un viaggio gotico di rara bellezza, una fiaba dalle tinte noir ed elementi horror di spicco. Una rivisitazione di Cappuccetto Rosso di grande impatto che evidenzia una qualità di scrittura e struttura indiscutibile. Considerato il budget limitato, Jordan riesce nell'impresa di regalare al suo pubblico un prodotto davvero ben fatto, grazie anche alle interpretazioni di Angela Lansbury, proprio lei, la famosa signora in giallo, e di Sarah Paterson, la Cappuccetto Rosso del film, che però non ha avuto una carriera altrettanto importante dopo questo lavoro. Anche gli effetti speciali sono di grande qualità e alcune scene sono indimenticabili. La cena e la mutazione di gruppo rimane una delle sequenze più inquietanti e rappresentative di sempre. La cura dei dettagli, nonostante i tempi dilatati della pellicola, riesce a rendere In compagnia di lupi coinvolgente come pochi altri film che affrontano questa tematica. Unico indizio, La luna piena, 1985, regia di Dan Attias. Prodotto eccellente, che nasce come trasposizione del romanzo Silver Bullet del grande Stephen King. Un prodotto sicuramente più mainstream rispetto ai precedenti, che però riesce a creare un percorso visivo e narrativo decisamente interessante, soprattutto considerando che è stato il film di esordio alla regia e l'unico lungometraggio per Dan Attias, che dopo dirigerà solo episodi di serie e telefilm, anche se di grande successo come Lost e Miami Vice, tra le tante. King, come spesso accade nei suoi romanzi, mette sempre in primo piano la deriva delle piccole città di provincia, dove questa volta farne le spese una piccola comunità minacciata da un presunto licantropo accostato al prete vigente. Molto bella la componente investigativa, che crea una forte sensazione di angoscia nello spettatore, che oltre a subire situazioni molto forti, riesce in maniera chiara e decisa a trasformarsi in un paladino della verità. Anche in questo caso, gli effetti sono più che dignitosi e riescono a dare giustizia agli eventi esposti in maniera più che fedele alla controparte cartacea, sia per la ricostruzione dei soggetti che per quelli ambientali davvero suggestivi. I Was a Teenage Werewolf, 1957, regia di Gene Fowler Jr. Torniamo indietro di molti anni, con un film molto complesso e tormentato per il periodo, poiché la tematica sprofondava nella grigia esistenza di un ragazzo con gravi problemi psichiatrici. Cos'è veramente un uomo lupo? Una patologia o ha un nesso reale con l'animale? Questo film è un prodotto di livello, che ha una certa importanza nel mondo del cinema d'autore, e che abilmente mostra anche un discreto make-up artist. Il film è un vero e proprio melodramma horror condito con una componente scientifica che porta verso il finale, dove verrà contestata e contraddetta in modo catartico e drammatico. Forse questa è una pellicola un po' più complessa del solito per il genere, ma sicuramente molto avvincente per chi vuole un tipo di analisi alternativa al mostro, una vera e propria proiezione all'avanguardia per i tempi. Legend of the Werewolf, 1975, regia di Freddie Francis.
In questo interessantissimo titolo vivremo una vicenda molto evolutiva, costruita con ottimi criteri di scrittura. Un grande Peter Cushing, seppur non accreditato, riesce a far elevare la pellicola già di per sé schietta ed equilibrata, portando l'orrore in una Russia del XIX secolo. Con la regia di Freddy Francis, uno dei registi horror della Hammer, saremo proiettati in una storia forse diversa dal consueto, dove il Wolf Boy, così denominato in questo cult, è un vero e proprio ragazzo cresciuto con i lupi, accudito proprio da chi fece il massacro risparmiandolo. Ottimi i passaggi di location gestiti nella sua stesura, che rendono ricerche e affermazioni su lupi mannari davvero degne di nota. Un personaggio atipico crea un percorso alternativo sulla cultura che c'è dietro questo incredibile culto dell'uomo lupo. L'implacabile condanna, 1961, regia di Terence Fisher. Ci troviamo davanti a uno dei film più forti e strazianti di sempre, uno di quei prodotti che all'inizio degli anni 60, grazie a Fisher e alla Hammer Films, diedero la svolta per forza, violenza e senza ombra di dubbio anche di sgomento sociale. Un film a basso costo, che riesce con la sua narrazione ad essere dannatamente elevato, portandoci all'interno di una storia malata nel XVII secolo. Un figlio, nato da una violenza, si trasforma in un ulteriore incubo nel momento che la luna piena è presente nel cielo, trasformandolo in una bestia assetata di sangue. Una maledizione, nata da un atto di violenza perpetrato da uno sconosciuto, diventa uno stigma, qualcosa da affrontare e abbattere. Una regia pregevole, insieme alla forza recitativa del grande Oliver Reed, qui per la prima volta nel ruolo di protagonista, rendono questo film una perla del suo genere. Voglia di vincere, 1985, regia di Rod Daniel. Questa volta entriamo nel vivo di una storia divertente, ricca di fantasia e ironia, che fa della commedia il suo punto di forza. Andiamo oltre le atmosfere forti e tristi dei film sopracitati, catapultandoci in un mondo più leggero e adatto a tutti, mostrando un lato più disteso e simpatico della figura del lupo mannaro. Interpretato da un giovanissimo Michael J. Fox, la storia mostra l'adolescenza di un ragazzo sportivo, amante della pallacanestro, che una notte scopre di essere un licantropo. Ma non solo lui, bensì tutta la sua famiglia, poiché è una condizione ereditaria. Questa situazione sgradevole, però, in questo caso, farà emergere anche note positive, come nuove facoltà da utilizzare nei momenti più opportuni. Voglia di vincere è una metafora sui cambiamenti sociali durante l'adolescenza, dove spesso si è dei reietti agli occhi di chi crede di essere perfetto e superiore agli altri. Parla della necessità di nascondersi e non far scoprire come si è davvero per non essere isolati socialmente. Parla delle diversità fisiche e della paura dell'allontanamento. È un prodotto notevole e ben diretto che fa riflettere strappando risate. Molto belli gli effetti visivi durante la trasformazione del nostro Beniamino, come tutta la struttura del film, d'altronde, che si rivela essere gradevole durante tutta la sua visione. Wolf, la belva è fuori, 1994, regia di Mike Nichols. Questo è sicuramente un prodotto di livello, che vira al puro mainstream, ma eseguito con maestria e sapienza registica da Nichols, regista anche di Comma 22 e Una donna in carriera. Un Jack Nicholson incredibile e credibile al tempo stesso, ci porta all'interno di riti pagani e folklore antico, con una storia che tiene lo spettatore sempre al limite della tensione. Una pellicola in bilico tra horror, fantastico e storia d'amore. Sicuramente un prodotto più commerciale di altri che abbiamo menzionato, ma che si mantiene di alto livello anche grazie ai numerosi colpi di scena ben confezionati e mai troppo banali. Anche in questo caso il film ruota sulle differenze sociali e aggiunge la lotta per il potere, l'avidità e l'invidia, evidenziando la licantropia come diversità fisica ed emotiva condizionante, che estremizza i comportamenti umani. Un prodotto serio, che però cerca in qualche modo di entrare nelle case di tutti per via dei suoi numerosi messaggi nascosti e grazie a un cast con Michelle Pfeiffer, James Spader e Christopher Plummer, che insieme a Nicholson e alle musiche di Ennio Morricone hanno reso il film un vero successo. Anche questo capitolo di Tempo da Lupi è finito. Ringrazio Ale The Ninja di Ore di Orrore Channel per avermi aiutato con la sua enciclopedica cultura cinematografica a parlarvi di queste perle del cinema licantropesco, che dovrete assolutamente recuperare se non le avete mai viste. Io sono il fantasma del web
E se questo video vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per sapere sempre quando ne arriverà un altro. Il tempo da lupi continua, quindi a presto!